Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial essenziale di Filmic Pro. Ti chiederai cosa diavolo ci faccio in macchina? Beh, questo è un tutorial essenziale, ho voluto farlo in un posto un po' disperato come la mia automobile, perché le occasioni dove farai video sono le più disperate. Quindi avere un tutorial in una situazione un po' disperata sicuramente è tutto in linea con la produzione di video durante la tua giornata lavorativa. Quindi voglio adesso dirti perché diavolo devi iniziare a usare Filmic Pro. Ti chiederai, ma no, ma c'è l'app normale, ma schiaccio rec, ma che sbatta. Sì, ok, all'inizio potrebbe essere vero, ma ti assicuro che la quantità di problemi che ti darà l'applicazione nativa del telefono ti farà rimpiangere il fatto di non aver visto questo telefono e ti farà rimpiangere il fatto di non aver usato Filmic Pro in quell'occasione. Perché? Perché l'applicazione nativa del telefono da vari problemi, principalmente tre problemi. Il primo problema è di messa a fuoco, il secondo problema è di cambio di luminosità, il terzo problema è di colori di merda. Questi tre problemi li risolverai adesso con questo breve tutorial e con l'utilizzo di Filmic Pro. Quindi, se è la prima volta che apri Filmic Pro, però iniziamo a fare tre regolazioni molto base, ma molto molto importanti. Andiamo nel menu impostazioni, qui dove c'è l'ingranaggino, e selezioniamo risoluzione. Mi raccomando, non metterla su 4K 2K 3K, va più che bene 1080p. Poi tappi con il ditino fuori dallo schermino bianco, vai su frequenza fotogrammi, anche qui va più che bene 25 fotogrammi al secondo, quindi non 50, non 120, però tieniti a memoria questo menu perché in futuro ti sarà utile. Per adesso va benissimo 25. Poi una funzione incredibile di Filmic Pro, ragazzi, l'audio che è selezionabile. Tu puoi scegliere se fare l'iPhone mic in basso, l'iPhone mic in alto, ma regolare, tappando fuori dallo schermo, regolare il volume dell'audio. In questo caso è basso basso, vedi il view meter che sono le robe verdi qui. Tu potrai regolare il volume dell'audio, quindi in diretta capisci se l'audio ha qualche problema, se è basso o se è alto. Altra funzione importantissima di Filmic Pro. Ma adesso andiamo a risolvere i tre problemi di cui ti parlavo prima. Una volta impostate queste cose e sei sicuro che funzionino, che funzionano, le imposti una volta sola. Adesso andiamo a impostare, guarda, ti faccio vedere con questa fotocamera cosa succede. Questo quadratino rettangolare è la messa a fuoco. Se lo lasci bianco, lui ti seguirà all'interno del quadratino e metterà a fuoco. Ok, adesso è fuoco l'istinto di narrare. Qua è sfocato e ti mette subito a fuoco, poi qua ti mette a fuoco e viceversa. Se lo tappi una volta, questo diventa rosso e qui rimarrà sfocato. Quindi il telefono non seleziona in automatico la messa a fuoco che vuole lui. Quindi cosa succede? Durante un'intervista potrebbe capitare il problema che tu non sei a fuoco e c'è a fuoco il quadro dietro di te. Bene, se tu lasci questo rettangolino dove c'è il tuo bel faccino, vedrai che lui ti segue esattamente all'interno di questo quadratino ed è fondamentale. Poi c'è un altro rotondino. Il rotondino invece serve per l'esposizione. Cosa può succedere? Che l'esposizione con la fotocamera normale, col programma normale del telefono, vada dove minchia vuole e è un problema perché poi il tuo video farà schifo. Invece con questo rotondino, vedi, io lo posso impostare qui e prenderà la luminosità del muretto. Posso metterlo qui e prenderà la luminosità del cielo e come per la messa a fuoco, se lo tappo, lui terrà questa luminosità e non cambia. Se vado in una zona estremamente nera, rimarrà nera. Se torno sul cielo, rimarrà sul cielo. Se invece lo lascio in automatico, guarda cosa fa il telefono. Così espone per questa scena, ma qua sbarella tutto. Durante un'intervista è un problema, fidati, perché spesso e volentieri la messa a fuoco e la luminosità va dove cavolo vuole. Quindi riassumiamo. Apri Filmic Pro. Imposti. Guarda che bello, esponiamo e blocchiamo. Vai su Filmic Pro, vai sull'ingranaggino, selezioni risoluzione, frequenza fotogrammi e selezioni la fonte dell'audio. Poi qui a destra regoli il volume dell'audio, ok? Quando arrivi verso il giallo è perfetto. E poi esattamente regoli il riquadrino quadrato per la messa a fuoco che deve essere sul tuo bel faccino, deve essere bianco. E poi invece blocchi con il rotondino, blocchi l'esposizione, quindi rotondino rosso, quadratino bianco che inquadra il tuo viso. Ok? L'ultima mega impostazione di Filmic Pro, mega fighissima, sono i preset dei colori.
Un altro problema è il colore della temperatura, cioè la temperatura della luce. Quando sei fuori, mediamente la telecamera lavora sempre bene. Quando sei in interno, spesso diventi giallo, ci sono dei colori brutti, o magari se fai un biondo lo inquadri con il video e ti sembra giallo e tu dici no, il mio biondo è freddo, il mio biondo è bello e tu me lo stai facendo diventare giallo. Bene, con Filmic Pro risolvi anche quel problema. Andando qui in basso a sinistra potrei selezionare con questi bei preset, vedi che adesso divento completamente blu, ma se fossi in interno con delle lampadine a incandescenza sarei a posto. Come se avessi qui questo preset, le lampadine a fluorescenza, in questo momento sarei di un colore sano. Ma adesso io sono sotto il sole e mi serve il preset sole. Sappi che se né quello incandescenza né quello a fluorescenza funziona, spostando il quadratino tu puoi regolare il colore come cavolo vuoi. Se ci giochi un po' vedrai che arriverai a un punto dove troverai una situazione funzionale, soprattutto se fai i biondi e soprattutto se il tuo biondo è giallo. Ok, nel video puoi risolvere questo problema che è importante. Quindi, bene, questo tutorial essenziale in un posto molto grezzo è finito. Io ti ricordo e ti consiglio spassionatamente di iniziare a utilizzare Filmic Pro, vedrai che ti risolverà un sacco di problemi. Ti saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!